Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata dell'Ombra di Mordor. Allora, abbiamo fatto una missione principale molto importante, abbiamo ucciso il nostro primo comandante, Redback è diventato il nostro comandante di fiducia ed è una cosa molto importante. Ora, siamo dall'altra parte della mappa e ora ci facciamo un'altra delle missioni con Gollum per vedere un po' se sblocchiamo qualcosa di interessante, perché prima di andare a uccidere altri comandanti vorrei diventare un po' più forte. Beh, e dov'è? L'amico è un giardo o un codardo? Forse è per colpa delle tue minacce. Andiamo a cercare il tuo prezioso tesoro. Ah, il piccolo mostro non è qui. L'aquila caccia le sue prede dall'alto. Faremo lo stesso. Qui c'è un simpatico Caragor. Queste torri non furono costruite dall'oscuro signore, ma contro di lui. Ora sono rovine, sepolte nell'ombra. Ok, andiamo su, andiamo su. Ci siamo. Servono almeno 20 uomini per abbatterlo. Allora troveremo un altro modo. Che gli faccio? Precipitarsi nella grotta ci porterà dritti in bocca ai Grauk. Una freccia al posto giusto è quel che serve. Allora. Notevole, Talion. Questo distrarrà il Graug per un po'. Perfetto. Qui la morte ammorba l'aria. In effetti. Ghoul. La cosa non mi sorprende. Stanno nascondendo. Pare che il Graug abbia vinto il duello contro i Caragor. E ora è pronto per un altro. Già. Che gioia. Creature della notte, partorite dal ventre della terra. Bene, procediamo. Perlussa l'area per trovare il manufatto delle visioni. Di nuovo. Prendiamo questo, anche se non c'è un vero. Oh, forse è lui? Sì, è lui. Solo tu sei capace di tanto, Celebrimbor.
Brimbor. Il grande fabbro della seconda era. Ne ho sentito parlare. Ora ricordo il mio nome. Ho cambiato la storia della Terra di Mezzo, forgiato gli anelli del potere. Oh oh. Fuggi, sciocco. Allora, abilità sbloccata, colpo ombra. Tieni premuto LT più toccati, trasporta immediatamente alla posizione del bersaglio. Esatto. Allora, io direi... Certi colpi si... ok. Perfetto, vai. La dobbiamo anche fare in fretta, in realtà. Da qui possiamo pure fuggire alla stragrande. Ops. Ok, ok, forse avrei dovuto... Beh, vabbè, dai, fatto presto. Finalmente! Sono io il responsabile di tutto questo. Ecco perché Sauron mi vuole. No! No! Innocente signore buono! Ci protegge! Chiudi quella bocca! Cattivo Ramingo! Non conosce il lucente signore! Conosco la sua leggenda. Sauron ti ha ingannato perché forgiassi gli anelli. Ha torturato sia te che i tuoi. Il tesoro! L'ha fatto il padrone! Non rammento nulla di tutto ciò. Che importanza ha? Il padrone deve ricordare. Si deve. Noi cercheremo altri tesori. Sì, sì, sì. E poi ci porterà da lui. Pure l'obiettivo bonus senza manco essermene reso conto. A stralci di memoria, anelli del potere. 9 agli uomini, rovinati dal loro potere. Divennero gli spettri dell'anello. Sì, i Nazgûl. Ma i Nazgûl furono distrutti. Come molti di coloro che toccano gli anelli del potere. Allora, aspetta. Ci sono dei potenziamenti, mi sa. Oh, esatto, esatto. Oh, che bello. Allora. Allora, vediamo. Ah, colpo di grazia rapido è molto interessante. Riduce il tempo per un'esecuzione a terra. Scavalca e stordisci anche è interessante, perché ci sono tutti questi nemici che vanno scavalcati, che... buono. Allora, la spallata è utile per atterrare i nemici e danneggiare gli scudi di legno. Colpo ombra letale. Oddio, pure questo è figo. Il colpo di grazia spettrale. Le vittime di prosciugamento e uccisione da turbine esploderanno facendo indietreggiare i nemici vicini dal terrore. Oddio, anche questo. Sono tutti bellissimi. Cavolo. Sono tutti ottimi. Sono davvero tutti ottimi.
Dannazione, non so cosa scegliere. Forse. Forse per ora il colpo di grazia rapido è la cosa più utile. Comunque, quello che ho intenzione di fare è di prenderli tutti in una maniera o nell'altra. Allora, dicevamo, qui c'è questa faida che mi dà ricompensa di potere. Però, ragazzi, il punto è che effettivamente qua ci sono tante missioni secondarie. Credo che sia il momento di farle, perché come vi ho già detto, prima di arrivare da altri comandanti vorrei essere un pochettino più forte. Qua è pieno di missioni secondarie che ho lasciato un po' indietro. Quindi sapete cosa? E fategliela pagare. Cavolo, qui c'è un gruppo gigante. Ok, bene così. Ah, sono tornato qui. Mi ricordo sto punto. Bene, vai. Si calò nell'accampamento nemico per interrompere il flusso di nuove reclute dell'oscuro signore. Quel giorno le reclute impararono solo cos'è la morte. Entra nei terreni di addestramento e combina un macello, probabilmente. Il capitano ha raddoppiato le difese. Bene, dobbiamo essere. Sapete cosa? Uccidi tutte le reclute. Giratevi dietro. No, devo semplicemente pestarle di botte tutte quante. Oh, madonna, ma sono tantissime. Ah, che idiota, ho sbagliato pulsante. Cavoletto. Dove sei? Tu con lo scudo che rompi un sacco le scatole. Accendi il segnale. Non so se è una buonissima idea fare così. Vabbè, niente, prima o poi finiranno. Sto facendo del male però, attenzione. No, ho suonato l'allarme, adesso è un disastro. Toccherà combattere per un secolo. Dategli dietro! Dannazione, questi arriveranno a rotta di collo. Ancora combattere.
potrei anche decidere di fare la fuga, tipo, una volta che ho finito la missione. Intanto non dovrebbe mancare molto la fine della missione. Le ho uccise quasi tutte, le reclute. Ma cavoletto. Oh, oh, oh. Attenzione. Ehi. Ma forse devo fare un po' la fuga. Aspetta. Ci diamo il berserker. No. Diamo il berserker. No, 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 no. Che cavolo è successo? Cos'è, un bug? Oh, oh, sì, mi sa che è un bug. Mamma mia, quanti sono. Ma i Caragor magari mi danno una mano, dai. Se Dio vuole. Adesso devo stare attento a non colpire loro, però. No, ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo. Oh, va bene. Ho finito la missione, sorprendentemente. Facciamo la fuga. Allora, completa tutte le altre missioni secondarie per guadagnare Mirian. Guadagna abbastanza e potrai acquisire un'abilità potentissima per la tua spada. La tempesta di Urfel ti permette di scatenarti per un breve periodo, permettendo esecuzioni illimitate. Cose molto utili in casi come questo. Svanire. Tutto questo è molto male. Allora, tanto per cominciare, andiamo a riprendere vita. Vai. Erba. Perfetto. Appena finisco qui, vado a cacciare un paio di Graug. Non caccia da troppo tempo. Molto bene. Ora facciamo questa missione del pugnale. Però non so se abbiamo abbastanza tempo, effettivamente. Oh, to, guarda. Morte! Lì c'è un furbastro. Così posso ucciderti, ferma! Provaci! Oh, qui c'è un... c'è un capitano. Un attimo. Shaka. E questo potrebbe essere potente. Ti taglio i fianchi, Caragor! Sei matto! Sei un Caragor davvero feroce. Abbastanza. Ehi, tocca a me spedirti sottoterra. Un classico. Qui devo sempre fare tutto io. Guarda un po'. Oppla. Neanche per sogno, Ramingo. Vieni qua. Interroga. Tu sei vivo. Acquisisci informazioni. Dato che ci sei, dammi un po' informazioni su quest'altro comandante. Pigug il corrotto. Due guardie del corpo. E sono anche abbastanza vicino. Mi sa che la prossima volta lo posso fare. Carina come cosa. Raccogliamo la runa.
Ma è una runa normalissima, immagino. Esatto, niente di che. Però una cosa molto buona. Va bene, allora. Ragazzi, fatemi un attimo andare qua su, così non mi rompono le scatole più di tanto. Vabbè, il senza morte avrebbe bruciato anche me, ma non sono stato stupido come gli altri. Va bene ragazzi, allora, per questa puntata direi che è abbastanza. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e vi sta piacendo la serie, e noi ci vediamo alla prossima puntata.